Scuola in agitazione non per i contagi e le quarantene. Oggi mobilitazione generale in tutta Italia degli insegnanti e del personale non docente per chiedere maggiore attenzione del governo, che nella prossima legge di bilancio avrebbe disatteso molte aspettative dell'intero settore. Una maxi serrata, la prima da quando il ministero è guidato da Patrizio Bianchi. Rinnovo del contratto degli insegnanti, organico Covid, incremento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, superamento delle classi pollaio sono alcune delle motivazioni alla base dello sciopero. CGIL, UIL, Gilda e SNALS, le sigle sindacali che aderiscono. In piazza anche ANIEF e COBAS contro l'obbligo vaccinale che dal 15 dicembre prossimo scatterà anche per tutto il personale che lavora nel mondo della scuola. Non ci sarà la CISL che si è sfilata ritenendo questo sciopero inopportuno e autolesivo. Uno sciopero che non funziona fa male a tutti, fa male anche all'interlocuzione che in questo momento stiamo avendo con il governo. Dobbiamo portare a casa dei risultati, dobbiamo far capire che la scuola è una priorità. E ci sono molti elementi, l'organico Covid è già stato raggiunto, il personale deve avere una risposta per la valorizzazione. A Roma il corteo principale è partito questa mattina in direzione del Ministero dell'Istruzione di Viale Trastevere.